Somma Lombardo, Somma Lombardo TV. Vice Sindaco Carioni, continuiamo a parlare di terza pista, in particolare una riflessione sull'ultimo Consiglio Comunale. C'è stata una discussione, il vostro maxi emendamento ha ribaltato la mozione del PD contro la terza pista, posizione netta e chiara della maggioranza a favore della terza pista, quali le sue impressioni? Ma io devo dire che innanzitutto mi complimento con il nostro gruppo, con tutta la maggioranza, perché comunque hanno condotto una discussione molto proficua e molto positiva, hanno saputo argomentare in maniera assolutamente precisa e puntuale le nostre motivazioni che ci hanno spinto a fare questi emendamenti, in particolare l'intervento della consigliere Rossi e anche dei consiglieri PDL Notarangelo e Vaccariello. Io sono soddisfatto dell'esito, perché comunque la posizione mia, soprattutto come capogruppo provinciale del PDL, è chiara su questo argomento, la posizione del PDL è chiara su questo argomento. Noi non siamo contro, non siamo però neanche a favore senza se e senza ma. Noi siamo a favore di uno sviluppo ragionato dell'aeroporto, dell'infrastruttura, se questo avviene con il giusto coinvolgimento, il giusto confronto con gli enti locali, con i comuni, con Provincia di Varese, perché non deve essere l'ennesima opera calata e imposta al territorio, ma comunque a fronte di un parere non negativo, diciamo, degli amministratori che fanno riferimento al PDL e anche alla Lega, bisogna, è necessario un confronto più serrato e anche più corretto di quello che è avvenuto fino ad oggi. E proprio in quest'ottica si è stato tirato in mezzo, anche perché hai proprio lanciato una problematica, che è quello del fatto che appunto su quei territori non si paga l'ICI, il comune non ha un ritorno poi economico di queste opere. Ecco, questo è uno dei punti di contatto sicuramente che personalmente ho avuto con Pasin, col PD, con Calò, perché comunque ho avuto il piacere sicuramente di partecipare alla loro iniziativa che hanno fatto durante la festa estiva organizzata dal PD, quindi a loro il merito di aver promosso una discussione sin da quest'estate su questo argomento, e devo dire, quando si discute in maniera corretta e civile è sempre positivo per tutti. Su questo argomento siamo d'accordo, magari si parte da così presupposti differenti, si parte da opinioni differenti sul finale di quello che vorremmo fosse fatto su questo argomento, però sull'aspetto della, tra virgolette, chiamiamola concorrenza sleale che oggi c'è di fatto nei confronti dei nostri territori, non possiamo non essere uniti sullo stesso fronte. Su questa cosa io dirò ancora di più, sappiamo tutti che l'Onate è assolutamente contraria, il sindaco, pur essendo un esponente sicuramente di rilievo e di prestigio del PDL, ha espresso delle opinioni molto chiare, però io farei un discorso differente. Noi ci stiamo tutti così concentrando sulla questione della terza pista, che non deve essere la questione unica. Bisognerebbe essere in grado di separare la questione prettamente così tecnica, se vogliamo, anche della terza pista e tutto il resto delle argomentazioni su Malpensa. Secondo me, se riuscissimo a fare lo sforzo tutti, enti locali differenti e anche forze politiche differenti, secondo me i punti di contatto sarebbero sicuramente maggiori di quelli che sono stati fino adesso. E a proposito di punti di contatto, in Consiglio Provinciale, cioè capogruppo per il PDL, un altro capogruppo è Mario Anastasio Aspesi, anche lui coinvolto dalla terza pista, uno dei sindaci del CUV. Che aria tira in Consiglio Provinciale riguardo a questo problema? Noi siamo... stati chiamati a discutere su questo argomento qualche mese fa, ci fu un consiglio tra l'altro molto importante, perché parteciparono tutte le organizzazioni sindacali, diverse organizzazioni di categoria, gli industriali, gli imprenditori, venne il viceministro Mantovani, l'assessore Cattaneo, quindi la discussione fu di notevole spessore politico e di notevole importanza. Il documento finale fu condiviso da tutte le forze politiche, quindi anche qua bisogna chiarire un attimo dove sono questi punti di non accordo. Il documento della provincia parlava in maniera chiara di rilancio di Malpensa, quindi la parola rilancio ha un termine chiaro e univoco, secondo me.
Quindi non si può dire siamo d'accordo sul rilancio, ma dall'altra parte diciamo no a tutte le infrastrutture, no a tutti gli eventuali miglioramenti che sono necessari per questo aeroporto. Quindi bisogna fare un altro sforzo, uno sforzo ulteriore per addivenire a una posizione il più comune possibile, perché questo va a vantaggio dei nostri territori e della nostra gente comunque, che al di là delle appartenenze politiche ha il diritto di vivere in un posto, in una città migliore, in una città comunque anche dove l'aeroporto diventi il più sostenibile possibile. È nata anche durante il Consiglio Comunale una polemica riguardo al CUV, appunto, quindi alla partecipazione di questo comune al CUV, al votare contro magari scelte in cui il sindaco Colombo fa parte del CUV, poi si dice però va contro le idee del CUV stesso. Ma il sindaco Colombo è stato accusato di non partecipare al CUV o di parteciparci con poca convinzione. Io su questo non sono d'accordo. Il sindaco Colombo partecipa quando può, quando non può vado io, che sono comunque il suo vice, quindi con il mandato di rappresentarlo. Certo, io qui magari esprimo un mio pensiero, non voglio su questo coinvolgere il sindaco, esprimo un pensiero più anche del mio partito. CUV significa Consorzio Urbanistico Volontario. Io trovo che negli ultimi anni, soprattutto, questa caratteristica, che nelle intenzioni era quella di promuovere delle politiche coordinate di sviluppo urbanistico dei territori afferenti a Malpensa, bene, questa vocazione si sia assolutamente persa, perché oggi sono tutti esperti di rumore, rate di salita, rate di uscita e quant'altro. Esperti o supposti tali, ma non si parla di politiche coordinate dello sviluppo dell'area o anche senza parlare di sviluppo, comunque di corretta gestione di questa grossa area di cui fanno parte diversi comuni, e questo forse è una battaglia un po' persa. Tornando ancora al Consiglio Comunale, ti chiedo, noi ce la siamo presa particolarmente con chi era lì ad assistere al Consiglio Comunale. Abbiamo scherzato anche sul presidente, nel nostro montaggio, che trasformiamo sempre in cosa abbastanza ironica. Io sono abituato, noi siamo abituati, veniamo da Solbiate Arno, non da Somma Lombardo, in un piccolo Consiglio Comunale, il nostro sindaco Marco Riganti e tutta la giunta. Qualora ci fosse qualcuno, non che disturbi i lavori del Consiglio, ma semplicemente alzi la voce, tra il pubblico parlando col vicino, viene allontanato dall'aula. Quali sono le tue considerazioni rispetto a quello che abbiamo visto lunedì l'altro? Io voglio fare soltanto una similitudine. Noi abbiamo assistito proprio recentemente a un consiglio comunale molto partecipato quando si parlò delle tariffe, degli aumenti delle tariffe, dove vennero centinaia di persone, centinaia di genitori. Ecco, quel consiglio comunale, pur nell'asprezza del momento, pur comunque, devo dire, con le difficoltà vere che le famiglie hanno, però è stato un consiglio comunale, secondo me, molto corretto da parte soprattutto del pubblico. Cosa che non è stato, a mio avviso, nel consiglio su Malpensa, dove le persone erano pochissime, però evidentemente erano un po' più organizzate dal punto di vista politico, e quindi non era così spontanea la partecipazione di alcuni. E i comportamenti, secondo me, sono inqualificabili, perché comunque un'assemblea democratica regolarmente costituita e regolarmente convocata, non deve nella maniera più assoluta essere disturbata in quel modo, tra l'altro così, con questo vociare, con queste cose che non fanno sicuramente bene a quella serenità del confronto democratico che tutti a parole dicono di volere, che però dopo nei fatti non c'è. Quindi io su questo, senza magari drammatizzare troppo, però comunque su questo sono d'accordo anche con l'appello fatto dal senatore Peruzzotti in Consiglio Comunale, di cercare di abbassare un po' i toni, ripeto, a vantaggio di tutti, a vantaggio del corretto confronto democratico. In chiusura, la domanda è d'obbligo, parliamo di terza pista, ma è realmente necessaria? Io questo non lo so, non è compito nostro dirlo. È una richiesta che viene da istanze superiori, sicuramente neanche da Regione Lombardia, perché comunque arriva da istanze ministeriali. Si discute, ci si confronta, se questo si verifica che è necessaria sia un corretto sviluppo di
Malpensa che ne ha il diritto di chiederlo quantomeno, poi dopo vediamo se ha il diritto per forza di farlo sui nostri territori, però anche secondo me potrebbe essere utile per Somma Lombardo una diversa riorganizzazione delle rotte che con la terza pista, a mio modesto avviso, per la nostra città ci sarebbero sicuramente dei miglioramenti. L'aeroporto di Malpensa è lo scalo milanese, però sappiamo quanto sia varesino e in particolare sommese, parliamoci chiaro. Il comune di Somma Lombardo cosa può fare per puntare un po' più i piedi, insomma, diciamo nei confronti del colosso SEA, della provincia di Milano, del comune di Milano che la fanno da padrone? Questa è la vera sfida dei prossimi anni, secondo me. Il sindaco Colombo, su questo argomento, siamo assolutamente sulla stessa linea, con il nostro partito e con tutta la maggioranza, si sta comportando molto bene. Senza polemica, però, voglio dire che la nostra città viene da anni, un ventennio forse, di contrapposizioni, di signor no e basta, che ancora oggi siedono in consiglio comunale. La loro posizione, non è condannata da me o dal nostro partito, ma è condannata dalla storia, perché purtroppo, e dico purtroppo, anni di contrapposizione fine a se stessa, di manifestazioni, lotte e quant'altro, hanno portato di fatto che il gigante Malpensa ha vinto su tutti i fronti e noi abbiamo avuto fino ad oggi soltanto le negatività di questa presenza. Il trend si sta un po' invertendo in senso favorevole, secondo me, grazie anche un po' a questa amministrazione che faticosamente, perché non è così facile dialogare con degli enti superiori perché non stiamo a raccontarci le favole, non è facile cercare di far passare la necessità a questi enti superiori, siano essi SEA, la Regione, i Ministeri o quant'altro, ENAC, che è necessario parlare col territorio, condividere col territorio, anche confrontarsi duramente, ma comunque sapere cosa pensa questo territorio. Questa cosa Guido Colombo e questa maggioranza la sta facendo molto bene, perché il rapporto con ENAC sulle sperimentazioni è frutto di una volontà nostra. Il rapporto con SEA, per esempio, si sta vedendo cosa si può fare per l'utilizzo delle aree delocalizzate, è un'idea che proviene da questo sindaco, da questa maggioranza. Potrei continuare con tanti esempi. E sono esempi che magari il cittadino comune non vede subito, però sono semi importanti per far crescere un confronto e un rinnovato rapporto tra questo territorio e Malpensa. Somma Lombardo, Somma Lombardo, tiro.